primo concept di questo powertrain ibrido l'abbiamo visto a Ginevra nel marzo del 2014. Adesso la Honda NSX è pronta da vendere e noi la stiamo guidando. Una vera supercar hybrid, ma non troppo hybrid. Infatti i tre motori elettrici, due all'anteriore e uno tra motore e cambio, che coadiuvano il 6 cilindri EV turbo da 507 cavalli, hanno come obiettivo principale non tanto quello di ridurre consumi ed emissioni, ma piuttosto quello di fornire una trazione integrale e soprattutto un torque vectoring all'anteriore. Questa NSX è una supercar a tutto titolo appartenente al club dei 3 secondi e la sua linea esterna è un'integrazione ottima tra lo stile e le esigenze aerodinamiche, tutte sviluppate per ridurre il lap time e quindi grande downforce per contenere gli spazi di frenata e aumentare la velocità possibile in curva. Vedremo poi come è stata risolta questa integrazione. Certo che è sempre molto difficile quando si voglia priorizzare lo stile e l'eleganza esterna. Impostazione track per questo tratto misto. Beh, bello il tiro del motore e piacevolissimo il sound. Forse al limitatore si sente un po' il rapporto peso-potenza limitativo, ma comunque molto ben coadiuvato dal cambio veloce e preciso. E qui vedete il sovrasterzo molto morbido, facilmente controllabile. Direi che per queste prestazioni è la vettura più facile da guidare tra le sue concorrenti. Impostazione track, piede sinistro sul freno, piede destro sull'acceleratore e via con il launch control, che comunque controlla ancora la trazione nel passaggio prima e seconda. 3,18 ai 100 km all'ora e 10,40 ai 200, valori notevoli ma comunque inferiori a quelli della concorrenza, perché si sente l'incremento di peso. E infatti NSX con me a bordo ha un rapporto peso-potenza di 3,21 kg al cavallo contro i 2,15 di McLaren, i 2,45 di Ferrari e i 2,79 di Porsche, che però si avvale di una perfetta motricità al posteriore grazie alla ripartizione di peso tutta spostata dietro, il 61%. Cambiate, come avete visto, velocissime e precise. Proviamo adesso la ripresa da 70 in settima marcia, da 70 a 100. Il tempo misurato dal centro prova è 3 secondi e 41, decisamente buono. Da 70 a 120 in ottava, vediamo adesso. Qui di nuovo ho trovato un tempo molto buono, 6 e 19, superiore all'aspettato, perché la risposta immediata in coppia dei motori elettrici vince lo svantaggio del peso. E adesso la frenata, proviamola dai 120, una frenata quindi assolutamente normale. Intanto sull'ABS le vibrazioni che si percepiscono sono veramente alte e poi soprattutto l'attacco è privo di mordente, è un po' fiacco, probabilmente è la messa a punto della frenata rigenerativa che ancora non è arrivata all'ottimo delle possibilità. Cominciamo dal motore termico, che come vedete è in posizione centrale, longitudinale, col cambio sempre longitudinale in blocco, ed è un 6 cilindri AV di 75 gradi. E qui infatti vedete il polmone centrale di aspirazione che poi alimenta le due bancate con gli arrivi dagli intercooler. Perché 75 gradi? È un valore di compromesso per gli ingombri in larghezza e in altezza. In realtà l'angolo in un motore AV dipende dal numero dei cilindri e viene scelto in modo da simmetrizzare le fasi di espansione, che sono le fasi utili, e quindi regolarizzare la coppia motrice. In un 12 cilindri questo angolo vale 60 gradi, in un 10 72, in un 8 90 e in un 6 120 gradi. Cilindrata 3,5 litri, 507 cavalli, limitatore 7550 giri. Caratteristiche tecniche interessanti: innanzitutto il sistema di iniezione è doppio,
c'è un sistema iniezione multipoint e un sistema di iniezione invece iniezione diretta. E poi i due turbo, i turbo sono uno per bancata, bene, i due turbo sono collegati al collettore di scarico che in parte è già integrale nella testa per avere un miglior controllo delle temperature. Altra particolarità molto interessante è il carter, che è un carter secco e si vede che è proprio di derivazione scuola Formula 1. Molto raccolto, molto tondo, con tutto il gruppo delle pompe di recupero da una parte in modo da ottimizzare pesi e distribuzione dei pesi. E adesso passiamo invece alla parte elettrica. Tra motore e cambio, che è sempre longitudinale, c'è il motore elettrico da 49 cavalli che interviene per incrementare la potenza, soprattutto per ridurre la risposta, per eliminare il turbo lag, ma si trasforma poi da generatore, quando va a funzionare in modalità appunto rigenerativa, per erogare, per dare la corrente ai motori anteriori, che poi vedremo dopo. Gli altri due motori elettrici forniscono la coppia alle ruote anteriori, sono sistemate lungo l'asse a questo livello, chiaramente in basso, 37 cavalli ciascuno e 73 Nm. Sono gestiti in maniera indipendente dalla centralina elettronica e forniscono alle ruote una coppia che può essere diversa. E questo serve a creare in curva, dando maggior coppia alla ruota esterna, la chiusura della traiettoria. Un altro particolare che vi faccio vedere, guardate, questo è il servofreno, completamente elettronico, indipendente, non comandato dalla depressione del motore, perché serve a modulare la frenata, perché in frenata in realtà l'effetto frenante sulle ruote è la somma dei motori elettrici che passano in modalità generatore, quindi frenano, più la frenata idraulica effettuata da questo servofreno completamente elettronico. In totale la potenza di tutto il sistema è 581 cavalli e 646 Nm. E la sospensione posteriore è un bel esempio di multilink 4 leve e mezzo, dove il triangolo superiore è una soluzione tipicamente Honda. Quello che invece è un po' diverso è l'inclinazione dell'attacco del triangolo superiore, che fa sì che il centro di rotazione della ruota si abbassi. Questo potrebbe essere il motivo per cui in accelerata il muso si alza e la parte posteriore si abbassa. Nella parte inferiore vediamo le tre leve, la trasversale, quella che deve garantire il mantenimento dell'angolo di camber sotto i carichi laterali in curva, la longitudinale per i carichi di trazione e il finto sterzo, che è quello che deve garantire le necessarie regolazioni di convergenza sempre in curva. Una cosa importante è che rispecchia una cultura dinamica giapponese. Se guardiamo l'asse sterzante, è inclinato in maniera tale che il bilanciamento tra stabilità e maneggevolezza sia molto spostato lato maneggevolezza, un concetto completamente opposto a quello che invece viene seguito in Europa per le vetture più sportive. Ed ecco qua nel sottoscocca la spiegazione di come è stato possibile l'integrazione fra uno stile elegante senza troppe appendici aerodinamiche vistose e invece la downforce che serve a ridurre il lap time in pista. E quindi sottofondo tutto carenato, già con due piccoli diffusori qui davanti per bilanciare la downforce tra dietro e davanti. Si continua poi con tutto carenato e i lati con delle minigonne aerodinamiche al getto d'aria per evitare che questa parte che va in depressione venga riempita dall'aria che scende dalle fiancate. Ed ecco qua dietro il sistema che crea la depressione, il diffusore. Vedete questa superficie con angolo di 7 gradi? È lui che manda in depressione tutto il sottoscocca, che quindi aumenta la downforce. Ovviamente ogni tanto trovate delle presse in H per raffreddare il comparto scarico e il vano motore, ma in ogni caso tutto il dimensionamento è corretto. Infatti vedete che qua l'ingombro del cambio è abbastanza ridotto, nonostante che ci siano qui i due tubi di scarico che certo rubano volume al diffusore posteriore. E per finire con l'efficienza aerodinamica, ecco l'uscita verso l'alto dell'aria che va a raffreddare il gruppo radiatori. Questa deviazione verso l'alto
crea una spinta, una downforce verso il basso. E questa angolazione evita che l'aria calda in uscita di qua venga riaspirata dal sistema di climatizzazione. Dal punto di vista dello stile, perfettamente elegante. Un hybrid per stringere la corda. Ed ecco come, lo vediamo qui nel curvone. E qua si sente nettamente il motore anteriore esterno che spinge verso la corda, coadiuvato dall'elettrico posteriore in posizione in modalità rigenerativa per alimentare l'elettrico anteriore e che quindi toglie un po' di stabilità al retrotreno. Decisamente ok per il mercato americano, dove farà sentire tutti i driver dei buoni piloti. La linea elegante, sportiva il giusto, rispettosa, forse è meglio dire limitata, dei canoni stilistici giapponesi, comunque l'ideale per un gradevole understatement, le possono assicurare un notevole interesse rispetto alle sue concorrenti più sfegatate, come l'ultima Ferrari, la 488, la Porsche Turbo, la McLaren 675. Tanto più che a pari condizioni di allestimento, freni carboceramici, il livello di prezzo dello stesso ordine di grandezza. Certo, la sensazione percepita, l'emozione che la vista di questa NSX scatena avrebbero fatto sperare in prestazioni ancora più evidenti, ma sicuramente l'obiettivo di sorprendere con un handling così innovativo è certamente riuscito. Magari per un hybrid il consumo misurato secondo il ciclo NDCA può risultare un po' troppo elevato. Una volta tanto però è esattamente uguale a quello misurato su strada dal centro prove di quattro ruote, solo il 2% in più.